Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho immediatamente assicurato la mia piena disponibilità a riferire sui fatti accaduti a Milano il 1 maggio in coincidenza con la giornata di inaugurazione di Expo 2015. Permettetemi di esprimere innanzitutto la mia solidarietà ai tanti cittadini di Milano che hanno subito la distruzione o il danneggiamento di propri beni colpiti da una violenza cieca e insensata contro la quale si è levata immediatamente la reazione di tutta la comunità ambrosiana. Come io stesso ho ricordato subito dopo gli accadimenti di venerdì scorso, il comportamento delle forze di polizia, il loro equilibrio e la loro composta reazione sono da lodare incondizionatamente. È stata una grande prova di maturità democratica e di civiltà che non può essere sminuita o svilita da strumentali polemiche riguardo ad una presunta accondiscendenza verso gli elementi più esagitati. Al contrario, la linea di condotta tenuta dalle forze di polizia a Milano non è un inedito, né meno che mai frutto di presunti quanto opachi e fantasiosi compromessi. È una linea invece di assoluta e consolidata trasparenza che nei fatti di Milano ha peraltro corrisposto ad una precisa scelta strategica e tattica. Strategica perché la garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico deve guardare a tutti gli interessi in gioco, compresi quelli dei manifestanti pacifici, e tutelare perciò la libera espressione del pensiero, anche quella del dissenso. Trasformare la piazza in una sorta di arena dove si confrontano due parti, l'una opposta all'altra, è un grave errore. Le forze di polizia non si contrappongono per definizione a nessuno. Il loro intervento è sempre garanzia delle libertà fondamentali e non può mai misurarsi su una stregua agonistica in cui prevalgano logiche muscolari. È stata, quella di Milano, anche una scelta tattica. Come è stato spiegato, l'obiettivo delle tute nere era quello di costringere le forze di polizia ad inseguirle in maniera che fossero così lasciati senza difesa e senza presidio alcuni varchi del centro cittadino. Era insomma un diversivo, un espediente di guerriglia urbana da cui non ci si è lasciati irretire. Ho sentito il dovere di ringraziare subito le forze dell'ordine e l'ho ribadito anche oggi recandomi a Milano, non solo per la consueta abnegazione e professionalità, ma anche per la lucidità del loro comportamento, per niente scontata in un contesto operativo impervio. Nel riaffermare in quest'Aula il mio plauso e l'apprezzamento incondizionato a quanti hanno operato con la pacata fermezza dello Stato di diritto, esprimo anche la mia più viva solidarietà e vicinanza agli agenti e ai militari rimasti coinvolti negli incidenti. Nelle ore immediatamente successive ai fatti di Milano è venuto in evidenza il tema della prevenzione. Vorrei essere molto esplicito. L'azione preventiva è stata svolta ad ampio raggio e con largo anticipo rispetto alla manifestazione del 1 maggio. Le preoccupazioni per l'evento inaugurale di Expo trovavano il loro preciso riferimento anche nel valore altamente simbolico che la frastagliata galassia del mondo antagonista ha finito con l'assegnare alla rassegna internazionale di Milano. L'attività di analisi e di intelligence si è indirizzata, dunque, verso questo particolare ambito, mettendo sotto osservazione l'area dell'antagonismo italiano e i diversi circuiti dell'estremismo che si erano mobilitati in modo capillare nella fase di avvicinamento all'evento milanese. Gli elementi più pericolosi sono stati immediatamente individuati negli appartenenti alla componente anarco-insurrezionalista. È noto che si tratta di un movimento che non è confinato all'Italia, ma che interessa anche altri paesi europei, risultando presente e particolarmente attivo in Francia, Spagna, Germania e Grecia. È stato quindi avviato un intenso scambio informativo con i collaterali organismi stranieri di polizia e con i circuiti Interpol ed Europol in maniera da acquisire un quadro completo circa la partecipazione di gruppi antagonisti esteri e la loro consistenza. Il raccordo con le polizie degli altri paesi ha visto anche l'istituzione di una sala operativa ad hoc presso il sito espositivo di Milano, a cui partecipano, oltre ai nostri rappresentanti del Servizio di Cooperazione Internazionale della Criminalpol, circa 30 ufficiali di collegamento stranieri.
è stato uno sforzo investigativo intenso anche sul piano interno, che ha visto al lavoro non solo personale della Questura di Milano e delle forze di polizia territoriali, ma anche esperti delle altre Digos opportunamente coinvolte sotto la regia degli apparati centrali nelle attività operative di prevenzione. L'insieme di queste misure non ha mancato di produrre risultati. Nei giorni precedenti alla manifestazione del 1 maggio e precisamente il 28 e 29 aprile sono state eseguite varie attività anche congiuntamente da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che hanno portato alla perquisizione di caseggiati e immobili nei quali era stata segnalata la presenza di esponenti dell'area antagonista e delle relative basi logistiche. Nell'attività di controllo del territorio sono stati impiegati in ausilio alle forze territoriali anche i reparti prevenzione crimine specializzati in tali tipo di attività, in tale tipo di attività. È stato possibile così ampliare l'operatività delle forze di polizia rafforzando i profili informativi e investigativi proprio in concomitanza con la inaugurazione di Expo. Questa vasta e intensa attività di controllo del territorio ha dato esiti significativi ai fini del ridimensionamento della capacità offensiva dell'ala violenta. Ne è scaturito infatti il ritrovamento e l'immediato sequestro di maschere antigas e indumenti per il travisamento ed altri strumenti che sarebbero serviti al confezionamento di bottiglie incendiarie e al compimento di altri atti vandalici. Le forze di polizia, oltre ad effettuare 2 arresti, hanno proceduto a denunciare all'autorità giudiziaria 50 persone, molte delle quali straniere, e a notificare nei confronti di 13 francesi e 2 spagnoli l'intimazione del prefetto a lasciare il territorio nazionale. Il questore di Milano ha disposto inoltre l'emissione di alcuni fogli di via e il rimpatrio forzoso di 3 antagonisti di nazionalità tedesca, convalidato peraltro dall'autorità giudiziaria. Quanto ai fatti che si sono verificati il 1 maggio, ne sono stati protagonisti, come è ben noto, circa 1 migliaio di tute nere che si erano infiltrate nella manifestazione My Day No Expo indetta dalla Confederazione Unitaria di Base. Aggiungo che per tale manifestazione il questore aveva disposto alcune prescrizioni relative all'itinerario del corteo allo scopo di proteggere l'area cittadina intorno al Duomo e alla Scala dove si sarebbe svolto in serata il concerto inaugurale. All'altezza di Piazza della Resistenza Partigiana, alcuni degli appartenenti al blocco nero hanno dato inizio ad un fitto lancio di petardi e fumogeni all'indirizzo delle forze dell'ordine e dei loro mezzi. L'azione violenta si è poi via via intensificata, dando vita ad una vera e propria devastazione di una parte fortunatamente limitata del centro urbano. I reparti di polizia sono stati inizialmente schierati per porre in essere un'attività di contenimento volta a proteggere, come spiegherò anche in seguito, alcune zone cruciali del centro storico. Nel contempo, aliquote degli stessi reparti si sono disposte nelle strade parallele al corteo, pronte ad intervenire. Quando sono iniziati i primi atti vandalici, è stato deciso di isolare la coda del corteo composta dai sindacati di base, quelli promotori dell'iniziativa, e di stringere in un cerchio con una manovra a tenaglia le tute nere, distaccandole anche dalla testa del corteo, dalla testa della manifestazione. Tuttavia, questa azione non è passata inosservata alle numerose vedette di cui disponevano i devastatori, i quali, grazie a un segnale di intesa, hanno rapidamente ripiegato verso la testa del corteo, non prima di avere dato vita a nuovi e più violenti attacchi ed essersi repentinamente liberati dell'abbigliamento e degli strumenti che avrebbero potuto farli riconoscere. E pare che, come segno di intesa, ci sia stata l'accensione di un fumogeno di colore diverso dagli altri. Gli esiti delle violenze commesse, concentratesi nell'arco di circa 20-30 minuti, hanno portato al danneggiamento di 27 autovetture e all'incendio di altre 17, al danneggiamento di 20 esercizi commerciali e di 10 agenzie bancarie. Come ho anticipato, si registrano anche 13 coinvolti delle forze dell'ordine negli scontri, 6 appartenenti alla Polizia di Stato e 7 militari dell'Arma dei Carabinieri. Posso aggiungere, non senza sollievo, che si tratta di lievi contusioni e lesioni. Sebbene non sia certamente un bilancio di poco conto, non si può sottacere che l'azione intelligente e sagace delle forze di polizia ha conseguito più di un obiettivo. Intanto
si è impedito, come dicevo, il raggiungimento dello scopo prefissatosi dagli antagonisti, e cioè di estendere l'area della devastazione all'intero centro milanese, colpendone gli obiettivi più simbolici, ossia la Borsa, la Camera di Commercio, il Palazzo delle Stelline dove ha sede la rappresentanza dell'Unione Europea e in ultimo Piazza della Scala e il Duomo. Inoltre si è riusciti a tenere distinta la parte pacifica del corteo, sicuramente prevalente, ove si consideri che vi hanno aderito circa 20.000 persone, da quella violenta e facinorosa. È un fatto che la testa del corteo ha potuto proseguire e concludere il tragitto senza incontrare ostacoli o incorrere in incidenti. Ed è altrettanto un fatto che il troncone di coda è stato tenuto indenne dal contatto con le tute nere mediante un'opportuna deviazione dell'itinerario per poi disciogliersi ai primi incidenti. Questa accorta attività di prevenzione, fondata sul principio del contenimento del danno che è regola aurea nella gestione della piazza, ha prodotto risultati anche sul piano del contrasto. Nonostante le difficoltà cui sono andate incontro per la veemente azione di guerriglia documentata dalle eloquenti immagini proposte dalle emittenti televisive e dal web, le forze di polizia hanno operato il fermo di 6 persone, di cui 5 arrestate per vari reati, tra i quali anche quello di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso di armi improprie, dal lancio di oggetti e dal numero dei partecipanti. È notizia di ieri la convalida degli arresti operati con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'azione di identificazione dei responsabili è proseguita incessantemente anche nei giorni seguenti, soprattutto con il fermo e la denuncia all'autorità giudiziaria il 2 maggio di 14 giovani greci e l'arresto a Genova il giorno dopo di altri 5 cittadini francesi. A loro carico è stato eseguito il prelievo biologico per effettuare il test del DNA allo scopo di confrontare i reperti con quelli lasciati dai manifestanti sugli oggetti abbandonati e rinvenuti nei luoghi interessati dagli scontri. Appaiono sicuramente di rilievo gli sviluppi investigativi che potranno scaturire dall'arresto a Genova dei 5 cittadini transalpini. Le risultanze sembrano infatti confermare il coinvolgimento nei fatti di Milano e pare anche emergere, almeno a carico di uno di loro, un collegamento con le frange violente dei NOTAV. Attendo con fiducia ulteriori positivi sviluppi investigativi grazie all'uso della copiosa documentazione visiva che potrà portare con paziente ricostruzione delle immagini alla identificazione di altri responsabili dei gravi incidenti. Voglio infine accennare alle risorse umane che sono state messe in campo dalle forze di polizia durante le giornate che dal 29 aprile fino al 2 maggio hanno segnato l'avvio di Expo. Oltre al dispositivo assegnato al regime, composto da 2.558 unità di rinforzo, sono state destinate nella circostanza ai servizi di ordine pubblico ulteriori complessive 4.600 unità. Il culmine lo si è toccato nella giornata del 1 maggio, che ha visto operare altri 2.000 operatori di polizia, 900 della Polizia di Stato e altrettanti militari dell'Arma dei Carabinieri, a cui si sono aggiunti 200 appartenenti alla Guardia di Finanza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Expo rappresenta un banco di prova di grande severità e impegno e una straordinaria vetrina per il Paese e alla buona riuscita sua, anzi a quello che io auspico sia un successo indiscusso, sono legati l'immagine e il prestigio dell'Italia. Vedo una straordinaria coesione intorno a questo obiettivo e ne è un sinonimo anche toccante lo slancio e il fervore con il quale i milanesi hanno voluto scendere in strada per cancellare i segni dell'oltraggio subito dalla loro città. È naturale che terremo alta l'attenzione contro ogni forma di minaccia, monitorando qualunque segnale, anche quello più tenue, che possa fornirci l'indizio di possibili pericoli o rischi. Resta comunque il fatto che troppe volte le manifestazioni di protesta vengono attraversate da fermenti distruttivi che, oltre a deviare il dissenso verso esiti violenti, seminano sentimenti di sfiducia e di inquietudine profonda. È giunto il momento che misure risolutive vengano adottate nel pieno rispetto delle libertà costituzionali, in un saggio bilanciamento dei diritti fondamentali con il diritto alla sicurezza. È esattamente in questa direzione che si collocano le disposizioni che verranno inserite nel provvedimento di legge sulla sicurezza delle città che il Governo si accinge a varare.
un'efficace misura potrà consistere nell'estendere anche ai professionisti della violenza di piazza il cosiddetto arresto differito, istituto che oggi è operativo solo nei confronti dei facinorosi che allontaniamo dagli stadi e dalle manifestazioni sportive. Altre misure nel segno della prevenzione andranno a proteggere le aree urbane delle maggiori città dal proliferare di manifestazioni e cortei che troppo spesso diventano occasione di tafferugli, scontri e devastazioni. I fatti di Milano, e concludo, ripropongono, onorevoli colleghi, la grande sfida che il nostro tempo pone ad ogni democrazia avanzata, a maggior ragione quelle che ospitano eventi mondiali. La sfida tra la libertà di manifestazione del pensiero e la sicurezza. Il governo affronterà questa sfida facendo in modo tale che i due diritti non diventino due diritti conflittuali e antagonisti. Il governo affronterà questa sfida con l'obiettivo di garantire il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e al tempo stesso di non privare mai nessun cittadino e nessuna città d'Italia della sicurezza cui hanno diritto. Vi ringrazio.